Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Le azioni della compagnia aerea Rex, che serve le zone interne dell'Australia, sono state sospese dalla borsa di Sydney. Sgomento in Gran Bretagna per l'uccisione di due bambini in una classe di danza. Il presidente Biden propone la riforma della Corte Suprema americana. Aumentano i casi di traffico umano e schiavitù in Australia e in nottata a Parigi saranno assegnate medaglie olimpiche in 8 sport. Grazie per essere all'ascolto di News Flash di SBS Italian di martedì 30 luglio 2024, in studio Domenico Gentile. Iniziamo dall'Australia e dalla situazione finanziaria della compagnia aerea Rex. Il governo federale dice che sta seguendo la situazione di ora in ora dopo che le azioni della compagnia sono state sospese in borsa. La sospensione resterà in vigore fino a domani, quando è atteso un annuncio da parte della direzione della Rex. I sindacati intanto dicono che i 2.000 dipendenti della compagnia aerea devono sapere con certezza qual è il loro futuro. La Rex opera prevalentemente nelle zone interne d'Australia e il primo ministro Anthony Albanese dice di essere preoccupato per quelle comunità che dipendono dalla Rex per i loro spostamenti. Through the department we will continue to monitor what happens there. Rex is particularly important for regional communities and there are a range of communities in New South Wales, in Queensland, in South Australia, and right around the country that rely upon Rex, where Rex is the only airline to go to some of those destinations. Cordoglio in Inghilterra per l'attacco nel quale sono morti due bambini e altri 9 sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Un ragazzo di 17 anni, armato di coltello, è entrato in una classe di danza a Southport, a nord di Liverpool, aggredendo i bambini. È stato arrestato dalla polizia. Il primo ministro, Keir Starmer, ha definito orribile l'attacco. I know the whole country is deeply shocked at what they've seen and what they've heard. And I know I speak for everybody in the whole country in saying our thoughts and condolences with the victims, their families, their friends and the wider community. And it's almost impossible to imagine the grief that they're going through and the trauma that they're going through. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden ha proposto la riforma della Corte Suprema, che include un limite di durata per le nomine dei suoi componenti e un codice etico per ridare fiducia nell'organo più alto della giustizia americana. Attualmente i giudici della Corte Suprema sono nominati a vita. Joe Biden propone anche un emendamento alla Costituzione sull'immunità del presidente americano, che ribalterebbe una precedente decisione della Corte. My fellow Americans, based on all my experience, I'm certain we need these reforms. We need these reforms to restore trust in the courts, preserve the system of checks and balances that are vital to our democracy. There are also common sense reforms that a vast majority of the American people support, as well as leading constitutional law scholars, progressives and conservatives. I look forward to working with the Congress to implement these necessary reforms. A number of members of Congress here today. Torniamo in Australia. La Polizia Federale segnala un notevole aumento nei casi di traffico umano e di schiavitù. Nel 2023-2024 sono stati registrati 382 casi di persone in stato di schiavitù, inclusi 91 casi di matrimonio forzato, 69 casi di lavori forzati, 59 di sfruttamento sessuale e 21 di servitù domestica. Un aumento del 12% rispetto all'anno precedente.
Chiudiamo con lo sport. Giochi olimpici di Parigi. Oggi saranno assegnate medaglie nel triathlon, tiro, tennis da tavolo, judo, ginnastica artistica, rugby a 7, scherma e nuoto. Grazie per aver ascoltato News Flash di SBS Italian. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.